Rinnovato anche quest'anno e per il terzo anno consecutivo il gemellaggio tra Argos, Associazione Forze di Polizia e Carnevale di Fano. Al Palazzo del Carnevale è venuta la firma dell'atto tra i due enti interessati. Quest'anno donerò ad Argos Forze di Polizia la cittadinanza onoraria di Fano Città del Carnevale, non solo perché le forze dell'ordine sono vicino alla nostra manifestazione, ma anche perché condividono gli stessi obiettivi sociali. Siamo ormai da 3 anni gemellati, vogliamo continuare questo rapporto di collaborazione e soprattutto di obiettivo, che è l'obiettivo solidale, perché i nostri carnevali sono sempre carnevali che hanno uno sfondo sociale. L'Associazione Forze di Polizia ha organizzato quest'anno l'11ª edizione di una Grassa Domenica, una festa di carnevale a Roma con un ricco programma tra cui tema centrale sarà l'ecologia e il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema in sintonia con il tema scelto dal carnevale fanese. Sarà possibile vedere all'interno della location romana Oasi Park la statua del simbolo del carnevale di Fano, il Vulon, concessa dall'ente in occasione del gemellaggio. Quest'anno gemellati più che mai col Carnevale di Fano con il discorso legato all'ambiente. Con noi ci accompagna ovviamente la Guardia Nazionale Ambientale, il dirigente superiore Alberto Raggi.